Sì, ma è un atto assurdo è e è contrario alle leggi nazionali. Se lo Stato italiano ha prorogato al 31 dicembre la cassa integrazione in deroga Covid, proprio per i casi esattamente come il Ciapi, io non capisco se la Regione Abruzzo faccia parte dello Stato italiano oppure la Repubblica delle Banane. È un atto che non è demenziale, è illegittimo, è illegale, è assolutamente fuori luogo da ogni punto di vista. Cosa gli costa alla Regione prorogare la cassa integrazione in deroga fino al 31 dicembre che è a totale costo dello Stato? Ma ci vuole massacrare ancora di più, ci vuole umiliare. E io dico ancora, ma può essere che non c'è un assessore, un presidente, un consigliere regionale che si, solo pettinari ha fatto delle interrogazioni, che non guardi le carte, che non ci chiami e noi gli spieghiamo perfettamente che, che il liquidatore sta facendo degli atti sconsiderati contro le norme nazionali. Quindi sono atti assolutamente che noi sicuramente impugneremo, ma non è possibile che con i soldi pubblici questi signori lo gestiscono. Come se stessero a gestire, ma manco le loro case, i loro gabinetti. È una cosa assurda.